Molto bene, vedo che ci siete tutte, vedo che ci siete tutti, quindi possiamo dare inizio anche quest'oggi all'audizione, voi alla trasmissione, io e Giovanni Cardone, di Parola Mia, fatti e misfatti del mondo che ci circonda. Qui è lo studio numero uno di Radio Discussione. Parola Mia è il titolo del programma. Sandro Salidu, ripeto, con Giovanni Cardone. Eccoli qua per voi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori del web. Oggi parleremo della crescita e crisi della poesia visiva in Italia. C'è un'arte che ha lasciato quindi circostanze, una superficie di passione in Italia, è la scrittura visuale, che raggruppa sotto il nome di una numerosa varietà di possibilità artistiche, che coniugano e cambiano quindi l'elemento della scrittura con l'elemento figurativo. Questo connubio è strutturale, è movimento, un processo che produce effetti decisivi. Le combinazioni spaziano gradatamente, determinate dalle diverse ipotesi che partecipano agli elementi di processo. Quali distinzioni possiamo fare riferendoci alla varietà di esiti oppure alla varietà degli elementi investiti nel processo artistico? A un'estremità del campo di possibilità possiamo intanto collocare la parola scrittura. Questa parola subito si divide in due rami, sul primo dei quali sta scritto significato e sull'altro ramo sta scritto forma letteraria o significante. Sull'estremo opposto c'è la parola figura o immagine, a sua volta divaricata in due rami, sui quali sta rispettivamente scritto senso figurativo o forma figurativa. La scrittura coinvolge elementi che influenzano vicendevolmente, tra questi si considera la scrittura nei suoi due aspetti di significato e significante, e la figura nei suoi due aspetti di immagine, decifrabile e indecifrabile. La parola non rinuncia a nessuna delle prerogative e nemmeno l'immagine può perdere qualche cosa nel combinarsi con la parola. La parola si illustra con le figure, mentre la figura si arricchisce grazie ai sensi della parola. Che servirebbe a coniugare la parola dell'immagine se questa non acquistasse un senso ulteriore? Perché condire la parola con figure se non brillasse di maggiore sinuosità? Dove dunque esserci un guadagno che della parola si trasferisce all'immagine e che ne risulta declarata e dall'immagine alla parola che si illustra. Quindi possiamo dire che la poesia visiva è importante perché dà un'immagine nuova a quello che è certamente la parola e la scrittura ad un tempo, ma questo poi lo vedremo in seguito. Grazie. Grazie a te, caro Giovanni. Ci sentiamo la settimana prossima. E adesso ne approfitto per congedarmi assieme a te, salutare chi ci ha ascoltato sino a questo momento e dare l'appuntamento a quando? Beh, a domattina. Bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo. Bye bye.